valore partecipativo, perché è importante e perché può cambiare il mondo della comunicazione? Il valore partecipativo può cambiare il mondo dell'impresa, se viene, come spero e come sta avvenendo, capito, perché per lungo tempo, diciamo, si è creato un valore economico che non prevedeva nei fattori che creavano valore la partecipazione del pubblico. Era materia prima, processo produttivo, prodotto finale. Ora, questo viene, è stato rivoltato nel momento in cui si è cominciato a capire che il consumatore del prodotto finale poteva essere allo stesso tempo produttore, fornitore di idee, di materie prime, di nuove modalità, di nuovi pensieri che arricchivano il processo produttivo. Il valore partecipativo quindi è un brick, è un mattoncino in più su quello che è la creazione del valore d'impresa e può essere recuperato o trovato da tutte le imprese, anche le più tradizionali. Un esempio, diciamo, fatto anche nel libro Crowdsourcing, è un'impresa di estrazione dell'oro che ha messo le mappe geografiche a disposizione della rete, chiedendo alle persone se avevano delle modalità o delle, di dire dove stava l'oro sostanzialmente, no? E l'ha trovato con un tasso di errore che era molto più basso di quelli che il geologo lì di casa riusciva ad ottenere. Questo perché ha fatto leva su una conoscenza collettiva. C'è la gente che per vincere il premio di trovare l'oro, il petrolio, eccetera, ha studiato, ha visto le mappe, ha fatto degli algoritmi, eccetera, e ha trovato effettivamente una soluzione migliore. Però siete voi che avete l'esperienza quotidiana e anche in anticipo rispetto a tanti altri di quello che si può fare, che potete in qualche modo quindi avere l'opportunità di velocizzare fortemente quella che è la vostra carriera, quello che è il vostro percorso professionale, se, ecco, se non vi limitate solamente a leggere, guardare, cercare di imparare dai libri e trovare un modello. Il vero insegnamento, la vera cosa che magari vi vorrei lasciare adesso è di fare esperienza. Qualsiasi cosa vogliate fare, avete la possibilità di farlo. Però non c'è più neanche la scusa di no, però ho un'idea, però poi devo entrare in quella società, però mi fanno fare la gavetta, però poi devo andare, quindi per l'idea avete delle cassette, chissà, magari. Se avete un'idea per fare un prodotto audiovisivo, per fare un progetto virale, per fare una qualsiasi cosa dal punto di vista di comunicazione, in realtà avete tutti gli strumenti per poterla realizzare. Anche perché i costi effettivi di realizzare anche una campagna di video su web sono molto bassi, sono estremamente bassi. Cioè, una delle cose che ha agevolato questo ingresso prepotente del pubblico nella presa del potere della comunicazione è il fatto che tutto costa molto poco. Cioè, delle telecamere HD una volta costavano decine di migliaia di euro, adesso a parte se non puoi fare, diciamo, delle produzioni cinematografiche, le trovi con poche centinaia di euro. E trovi tante altre persone nei network sociali assieme a te con cui puoi condividere un'idea, con cui eventualmente puoi fare anche un percorso più avanzato rispetto a quello della produzione di un singolo video e immaginarti campagne virali sociali e testarle, imparare lì proprio guardando le metriche ogni giorno, guardando e facendo esperienze sulle difficoltà quotidiane, cosa funziona e cosa no e come migliorare. Questo, al di là di darvi comunque un grandissimo vantaggio per quanto riguarda la vostra carriera, è anche in questo momento estremamente apprezzato da chi fa le selezioni dall'altra parte. Cioè ormai il curriculum stesso, in termini dei pesi che si poteva dare una volta rispetto alle varie componenti del curriculum, premia molto le persone che hanno provato, che hanno fatto esperienza, che hanno provato a fare qualcosa che si possa mostrare, no? Anche semplicemente il provare denota, secondo me, secondo molti, una delle caratteristiche fondamentali che vengono ricercate adesso. Persone che si lanciano e che stanno andando veloci. Perché in questo momento non c'è una formula magica, nessuno la conosce per fare meglio o peggio la comunicazione. Esistono best practice, esistono casi ed esempi su cui si può, che si possono prendere a prestito, da cui si può imparare, ma non esiste un modello, un funzionamento. Neanche quelli che fanno seeding dei video o altro hanno un modello classico per far diventare un video virale, no? Per un esempio specifico. Tutto è in equilibrio, tutto si impara e tutto viene buttato. Da qui a 3 anni probabilmente le cose che abbiamo fatto adesso serviranno a poco. Probabilmente emergeranno delle modalità di comunicazione, dei social network, delle cose diverse rispetto a quelle che siamo abituati adesso ad utilizzare, ma
basta guardare anche adesso l'esplosione del mobile in termini di utilizzo dei social sul mobile, che un anno fa era quasi di pari a zero, no? Quindi con l'avvento degli smartphone, con una, diciamo, una, anche lì una certa di democratizzazione del costo degli smartphone, tutti quanti adesso utilizzano il web in modalità mobile prevalente, e non sono ancora arrivati tutti quegli strumenti di estremamente preoccupati di utilizzo del web in mobilità attraverso glass, attraverso braccialetti, attraverso sensori che puoi metterti nell'orecchio, puoi metterti addosso e che in qualche modo apriranno delle frontiere anche lì di comunicazione. Ieri vedevo una cosa che in realtà era, ci giravamo intorno anche noi, volevamo farlo da tempo, ma non trovavamo mai lo strumento. Era tempo fa, ci eravamo innamorati del gruppo di lavoro di User Farm di fare una produzione dove raccontavamo le giornate di alcune persone particolari in soggettiva, no? Quindi volevamo riprendere l'intera soggettiva di 24 ore di una persona e poi montarla nella maniera, diciamo, un po' ritmata, un po' veloce per raccontare le varie giornate particolari di persone. Chiaramente ci si scontrava allora sul fatto che non è che potevi mettere la telecamera in mano una persona che andava a fare, diventava anche restringente rispetto alle altre persone che hanno trattato, e abbiamo cercato, trovato, c'erano delle forme di delle macchinette che qualcuno si metteva al collo per fare delle fotografie ogni tanto, no? Che ritenevano queste, però erano fotografie, non video, insomma. Ieri Sony a Barcellona ha presentato in anticipo quello che potrà essere un nuovo aggeggino divertente, che è una specie di ciondolo che ci si mette al collo che si connette con il cellulare e fa una ripresa a seconda dei frame, a seconda delle parole, a seconda di quello che fai, a seconda di dove vai, di tutto quello che sta di fronte a te, quindi creando questa soggettiva. Immaginiamo anche semplicemente questo cosa può aprire in termini proprio di confini di storytelling, di autorialità, no? Una cosa impensabile prima, cioè se poi ci sono stati capolavori del cinema girati tutti quanti in soggettiva, piuttosto che si era già arrivati in qualche modo a vedere la soggettiva stava diventando già abbastanza interessante, non ancora dominante, grazie alle GoPro che ci si metteva in testa quando si fa, no? Scio, auto. E quindi stava cominciando a diventare, ecco, da qui ai prossimi 3-4 anni la soggettiva, quindi il self-reality, il self-exposed, il self, come lo vogliamo chiamare, da un certo punto di vista, del diverso rispetto a farsi la foto di adesso, cambierà drammaticamente anche la grammatica, anche veramente il linguaggio della comunicazione. Avremo sempre più soggettivi e questo potrà permettere, perché no, anche ai brand di fare dei storytelling diversi, di coinvolgere eventualmente dei gruppi di persone e utilizzare questi device semplicemente anche per riprendere quelle che possono essere delle esperienze di acquisto, delle esperienze di fruizione, non se non di prodotti, anche di eventi culturali. Cioè, immaginiamo, credo che sia stato già fatto dai Coldplay che lo fa con il mobile, no? Durante un concerto, credo che fossero i Coldplay, hanno chiesto a tutti di realizzare dei video e mandarli, lì appariva una specie di o di hashtag o di indirizzo dove mandare i video, e tutti quanti hanno ripreso il proprio concerto dei Coldplay, hanno mandato tutti quanti i video, e poi è stato realizzato quello che noi chiamiamo un crowdmetry sul concerto, utilizzando diversi punti di vista di persone che magari non facevano altro, guardavano altro, si baciavano mentre c'era il concerto, che fu dare e consegnava quella per la linea, diciamo, dell'edit. Immaginiamolo, diciamo, fra un po' con tutti gli occhiali e tutte queste cose estremamente connesse. Questo per dire che queste cose stanno arrivando nel web, technology, sono ormai arrivate, hanno semplicemente la necessità, diciamo, di superare quelle che sono le prime fasi di introduzione lenta, di affermazione sul mercato, per poi diventare di uso comune, per cambiare di nuovo quello che per dire un po' avete imparato tanto anche oggi rispetto a quello che è lo stato attuale. La cosa che mi ha colpito molto, e quindi nel 2003-2004 da lì in poi, è stato di trovare il modo di creare quello che cominciamo a chiamare il valore partecipativo, ovvero un valore nuovo. Cioè un valore nuovo, noi siamo stati abituati, come ho messo in un video, per secoli quasi, per più di un secolo, a creare valore economico in una modalità lineare, no? Molto standard, dove dalle materie prime, se c'era un ciclo di produzione e poi c'era l'output, no? La classica
catena tecnologica della di produzione, che ha permeato tutte quante le nostre attività produttive, tutte quante. Alla fine era molto lineare, molto facile pensare, alla fine del ciclo c'erano i destinatari, gli utilizzatori, i consumatori finali. Il valore partecipativo, così come dico un po' anche accennato, si fonda sul fatto che in realtà quelli che stavano alla fine vengono rimessi in circolo, cioè sono cadute le barriere, i muri, gli steccati che dividevano l'impresa, dove dentro c'erano queste macchine fordistiche che facevano il prodotto, dal resto del mondo, e dentro l'impresa. L'impresa è diventata un ambiente, un ecosistema, che ha cominciato a capire che può creare un nuovo valore, poi in termini di aumento di ricavi, di riduzione dei costi, perché purtroppo si pensa sempre, si limita anche solo a quello, la creazione del valore dal punto di vista economico, ma può creare quel nuovo valore semplicemente coinvolgendo nei processi produttivi gruppi, comunità esterne, non solo i consumatori finali, ma possono essere gli influencer, possono essere i tester, possono essere gli scienziati. L'impresa è diventata qualcosa di nuovo, molto più difficile anche lì da trovare un modello, ma se vogliamo il riferimento metaforico delle imprese che funzionano così sono le imprese piattaforma, le imprese aperte, le imprese che sono diventate un ecosistema in cui più gente partecipa, più il valore cresce. Tutte le nuove imprese sono così, poi volenti o dolenti, in qualche modo, a seconda del tipo di prodotto e del tipo di apertura che si sono dati, ma sono così, c'è Google, Facebook, sono imprese create su questo sostanzialmente. Tutte le imprese internet sono create su questo, perché fanno dei loro utenti e della partecipazione dei loro utenti una delle prime modalità di creazione del valore. TripAdvisor è quello, cioè è valore partecipativo puro. Non c'è nessuno che scrive, sono gli utenti che scrivono. No, questo è, no, per dire la cosa più semplice è di parlare. Quindi valore partecipativo che poi nel tempo, insomma, grazie al cielo, grazie ad alcune esperienze molto interessanti, una delle prime fu quella di Dell, la società che costruisce computer statunitense, che nel 2004 creò un primo lab, dove si chiama Dell Lab, dove Idea Storm si chiamava, ed era una modalità, no, sicuro, era una modalità per chiedere agli utenti che tipo di innovazioni mettere dentro i computer, cioè che tipo di software, che tipo di applicazioni, che tipo di nuove cose mettere dentro il computer, non semplicemente con un forum, ma con un sistema che generava, raccoglieva le idee degli utenti, le faceva rivotare agli altri utenti, creava un processo di selezione delle idee, le migliori venivano poi valutate dagli esperti e le migliori venivano realizzate. In questo modo Dell ha creato migliaia di innovazioni, riducendo tantissimo il tempo, no, il lag temporale da come si faceva prima, ricerca di mercato, analisi della ricerca di mercato, definizione, arrivava il reparto di ricerca e sviluppo, contestava, cioè, lì invece è stato molto più facile. È stato uno dei prototipi, diciamo, della creazione del valore partecipativo per quanto riguarda l'impresa. Da lì in poi, ecco, il valore partecipativo si è diviso, diciamo, in diversi livelli. Si parla di co-creation, quando un'impresa crea assieme ai propri utenti. Si parla di crowdsourcing, di cui oggi, diciamo, vedremo un'applicazione specifica al settore dei video, quando un'impresa invece, quando si creano delle comunità che offrono i propri servizi a diverse imprese, quindi si creano delle crowd che si mettono al lavoro per diversi clienti, una sorta di marketplace del lavoro che funziona con delle logiche di brief e di meeting. Adesso vedremo un po' più nel dettaglio, perché entriamo un po' nell'argomento di oggi, proprio del crowdsourcing. Ci sono arrivato perché anche lì da una serie di esperienze che in realtà non erano tutte quante finalizzate ad arrivare qui dove sono adesso, no? Non è che c'era l'obiettivo, il piano, il modello, la pianificazione quinquennale per arrivare qua, è perché era divertente, era entusiasmante fare delle esperienze sulla frontiera della comunicazione. Mi ricordo, insomma, in questi giorni, cioè quando è stata insomma, lanciata sui social la presentazione di mio intervento qua, perché al di là della foto di 10 anni fa che è stata messa sopra, sono state poi caricate tutta una serie di video di esperienze che facevamo con 10 anni
fa, nel 2004 o qualcosa del genere. E lì l'esperienza è stata proprio questa del racconto, perché cioè, è importante anche lì di nuovo, no? Che si è fatto questo perché in qualche modo ci si è agganciati, si è fatto qualcosa anche nel 2001. Io nel 2001, dopo aver lavorato su internet, lanciato il grande portale, mi sono liberato da quello, ho creato la mia società di produzione e facevamo produzione di programmi anche classici, grandi inchieste, programmi di storia per la Sette, che si chiamava L'altra storia, che venuta fino a poco tempo fa, abbiamo realizzato un film che ha vinto diversi premi, che si chiamava Private, e ha vinto Locarno, poi altri che sono andati a Firenze, Torino, Berlino, eccetera. Però c'era una delle cose più interessanti che feci nel 2001, si chiamava Crea, chiaramente quello non mi pare, però era un programma sulla creatività, dove c'era uno spazio nel 2001 in cui noi abbiamo cominciato a chiedere agli utenti di mandarci i propri video creativi, no? Chiaramente ce li inviavano con delle mail su delle piattaforme che utilizzavano, non so, Windows Media Encoder per tempo, cioè delle cose veramente antidiluviane, ma cominciavano a raccogliere qualcosa e quindi cresceva questo spazio all'interno della trasmissione che andava in onda sulla 7, dove mandavamo in onda delle performance creative, anche divertenti, anche brillanti, di giovani che ce le inviavano in questa, no, forma di ascolto e in un certo senso di coproduzione di un programma televisivo da parte del pubblico. Quello è stato l'inizio che poi mi ha portato a lasciare la società di produzione e a provare a creare nel 2004 un intero canale televisivo che fosse basato sulla partecipazione del pubblico. In realtà è stato un triplo salto mortale in avanti, nel senso che mi piaceva molto pensare che anche il modello stesso di sostentamento del canale televisivo potesse cambiare e non necessariamente dipendere dalla raccolta pubblicitaria. E quindi creando anche una modalità per sottoscrivere azioni del nuovo canale televisivo in modo che fosse veramente indipendente per quanto riguarda le scelte editoriali da quelle che sono i diktat quantomeno della cultura predominante, quindi della pubblicità, del brand, tutto. E dall'altra parte creammo una prima piattaforma assieme a Cannocchiale, dove un anno e mezzo prima di YouTube chiedevamo alla gente di mandare video per poi trasmettere in onda sulla televisione, dove avevamo degli spazi di televisione completamente gestiti dai utenti. In più facevamo dei programmi, che anche quelli adesso sono stati rispolverati, dove anche lì nel 2005 la gente interveniva in onda attraverso le webcam. Soprattutto nel 2004-2005, YouTube in Italia e nel mondo, diciamo, in beta è stato lanciato nel 2005, quindi sicuramente anche segnali per quello. La cosa anche lì che abbiamo fatto come esperienza interessante è stato un intero film realizzato in partecipazione, una che era qualcosa che adesso si chiama Crowdmentary, che si chiamò Le mie elezioni nel 2006, chiedendo a tutti quelli che in qualche modo partecipavano, che mai erano invece alla piattaforma di contribuzione dei video, di raccontare un giorno particolare, il giorno delle elezioni del tempo del 2006. Dall'inizio alla fine cominciamo a raccogliere centinaia di video che poi un regista, Stefano Bordini, un regista adesso abbastanza affermato, ha fatto Acciaio, Provincia Meccanica, eccetera, ha costruito in 60 minuti, che ha vinto anche lì diversi premi, Bellare, eccetera. Questo è stato il primo esempio di film completamente partecipativo, qualche anno prima di quello che vedremo oggi essere stato Life in a Day di Scott, per dire, no? Quindi insomma, era divertente, era bello, era entusiasmante e anche insomma, si cominciava a vedere che in effetti questa partecipazione del pubblico poteva creare valore anche a livello audiovisivo. Il canale, diciamo, poi diciamo, è stato acquistato e quindi rivoluzionato da quello acquistato, poi io ho creato una società di digital che si chiama Blog TV. Dentro dei blocchi di abbiamo creato una piattaforma che si chiamava User Farm, che adesso è diventata una società indipendente, dove tutti i filmmaker italiani e internazionali si sono cominciati ad aggregare e hanno cominciato a poter lavorare su progetti nostri, su progetti diversi, raccogliendo giornalmente quelli che erano i brief che dall'altra parte, diciamo, i nostri venditori, i nostri interlocutori con i brand, con i publisher, con i broadcaster raccoglievano. Quindi è diventato un punto organico, professionalizzato, diciamo, in questo momento una società vera con diverse sedi all'estero, diverse persone che ci lavorano, 60.000 filmmaker iscritti che lavorano a livello internazionale.
Queste sono, diciamo, le parole che ho sentito, anche fatto vedere un po' di video. Questo è il primo video che spiegherà meglio di me sicuramente quello che è il crowdsourcing. Immediate success. La digitalizzazione, la smaterializzazione di molte componenti, quindi la traduzione, qualsiasi cosa può essere smaterializzata, quindi può essere fatto da persone che non necessariamente stanno nello stesso posto, può essere fatto con outsourcing. Oggi vediamo come il crowdsourcing si applica alla produzione audiovisiva. Prima di arrivare a vedere alcuni esempi di crowdsourcing e di video crowdsourcing, quindi, dobbiamo fare un piccolo background di quello che è il mondo della produzione audiovisiva adesso. Perché è cambiato. Questo è semplicemente il numero di campagne video nuove prodotte ogni anno in Francia, eccetera, che vanno in televisione. Dato francese, la si può applicare chiaramente anche a quello italiano. Sono raddoppiate dal 2004 adesso, semplicemente il numero di video, di campagne nuove. E questo perché le opportunità, i canali, i diversi formati fanno sì che siano il doppio le campagne che si producono ogni anno. Ma in realtà questo è la punta dell'iceberg. Questo è il dato dello spending media, quindi dei soldi pagati dai brand sul media, quindi per le news, per distribuire i propri video su piattaforme come YouTube. Stiamo parlando di circa 7 miliardi di dollari l'anno scorso, un anno e mezzo fa, che arriveranno ad oltre 20 miliardi di dollari nel 2017. Nel 2004 erano zero. Quindi c'era la televisione, aveva 12 canali, le culture più avanzate 20, adesso c'è una televisione che ha 100 canali, i brand investono un po' lì, cominciano a investire tantissimo qui e soprattutto cominciano a capire che per fare una campagna di online media advertising non puoi utilizzare lo stesso prodotto televisivo, lo stesso copy, lo stesso spot televisivo, devi cominciare a produrre e a realizzare video ad hoc e in maniera anche sempre più frequente, perché le campagne le fanno N durante l'anno, non bisogna riprodurre diversi prodotti, quindi il dato che sta dietro e che non è più incluso sono i soldi spesi per produrre quei video, a cui poi arriveremo. Senza parlare di media, quindi non la campagna su YouTube dove il brand paga e spende i soldi per distribuirla, ma i brand hanno costruito nel tempo pagine Facebook, Instagram, Vine, Twitter, YouTube, dove devono nutrire. Devono nutrire questa audience, si trovano di fronte a 100.000, 200.000, 1 milione di persone e senza spendere i soldi in media, ma devono dargli dei contenuti. Quello che è venuto fuori, la cosa più evidente, è che un video vale qualche milione di parole, proprio come efficacia per un brand. Cioè un video aumenta la conversione, un video aumenta la percezione positiva del brand, un video aumenta l'acquisto. Quindi su quelle pagine, anche Facebook, il brand deve produrre uno storytelling video. Altri soldi per la produzione dei video. Per non parlare di, al di là della parte social, di tutto quello che va sotto il nome di content marketing e content video marketing, quindi produzione di contenuti video da parte dei brand, come possono essere short e long form movie, sono brand che producono ormai dopo mensilmente dei piccoli cortometraggi, dei piccoli racconti video e fanno della produzione video sui loro siti, soprattutto se hanno degli e-commerce, un'altra, diciamo, costante attività. Tutto questo per dire che si può stimare come i soldi spesi dai brand a livello mondiale per la produzione di video esclusivamente digital, quindi non sto parlando neanche di TV, di video digital, siano quest'anno 1,5 miliardi, stimiamo, ma in crescita per arrivare a circa 7 miliardi di dollari. Nuovi, totalmente nuovi. Cioè, la pura delle vere cose, nuove che è successo negli ultimi anni, è che i brand, non solo i brand, ma ci possiamo aggiungere anche i publisher su web, hanno bisogno di video e creano video, anche le società di e-commerce, anche cioè, tutti, le società, le corporation, anche i B2B, tutti stanno producendo video in questo mondo.
e continueranno a farlo con dei ritmi di crescita spaventosi, del 40% di crescita circa ogni anno. Questo è un dato inequivocabile, la produzione video, lo storytelling video sarà e continuerà a essere predominante nella cultura, nella comunicazione, nell'advertising. E questo è fondamentale. Da qui diciamo si incrociano le due cose, perché crowdsourcing, ce lo ricordiamo, e tutta questa necessità di video che riprende. Ma non è più la necessità di dire faccio uno o due spot l'anno per qualche centinaio di milioni di euro e allora posso andare da te Walter Thompson, dove Mike Erickson a farmelo fare, tanto i soldi sono solo quelli. I brand hanno bisogno di questi video ogni giorno e non possono spendere 100.000 euro per ogni video che fanno. E le vecchie società tradizionali, agenzie di produzione, agenzie di advertising, anche digital agencies, non riescono con tutto quello che sono, tutte le overhead che hanno, tutto il personale che hanno, ad offrire ai brand dei video ad un costo accessibile. Per quello che dovrebbero fare, per avere uno ogni giorno, per avere storytelling, per mostrare i prodotti, per fare il commercio, per fare quello che dovrebbero fare. Quindi la domanda da parte di video, se non utilizzassero il prodotto, il modello tradizionale di produzione dei video, non verrebbe soddisfatta. Sarebbe una domanda inevasa, insoddisfatta da tenere. Qui arriva il crowdsourcing, o il video crowdsourcing, che è appunto basato sull'attivazione di un network di produttori di video, di filmmakers, come anche video centrale di produzione, che ricevono dei brief su queste piattaforme. Questa è la modalità classica, come vediamo che nel tempo si è giustamente evoluto, e competono per la realizzazione dei video per il brand. Questa era l'origine del crowdsourcing, modello ipercompetitivo. Come vediamo nel tempo si è molto evoluto in quasi tutte le piattaforme, perché chiaramente si sono creati dei cluster di professionisti che hanno accesso diretto ad alcune produzioni, che vanno bypassano quindi la competizione, che è rimasta una delle modalità di selezione dei talenti, quindi si è professionalizzato. Però è nato così, è nato dicendo ci sono tante offerte, perché allo stesso tempo e nello stesso modo con cui cresceva la domanda da parte dei brand di video, cresceva l'offerta da parte dei filmmaker, perché crescevano i filmmaker, perché la nuova cultura digitale permetteva a tutti di creare video come negli anni mesi si scrivevano i messaggini SMS. Adesso tutti hanno quel minimo di cultura della creazione di video. Una volta, allora, dovevi avere una telecamera e una stazione di montaggio. Questo permette una maggiore facilità di accesso dei talenti, dei giovani filmmaker alla produzione video. E attraverso queste piattaforme anche all'ingaggio da parte di grandi brand. Promettendo, diciamo, in termini di benefici video crowdsourcing rispetto a questo, chiaramente scala, costi, ubiquità, dove si può fare ho in mente di fare uno spot dove voglio vedere gente che beve il caffè dall'Australia all'Alaska, guardo dove sono i filmmaker, gli mando il challenge e in un giorno io ho 20, 30, 40 video di gente che beve il caffè dall'Australia all'Alaska e faccio un mashup ed è pronto. Quindi ho ubiquità, diciamo, di produzione video, scala, benefici di costi e anche di creatività, perché chiaramente quella, diciamo, posso attingere una creatività globale diversa, difficilmente equiparabile a quella con una singola persona ancorché brava che però lavora su vari brand che nel piano creativo della agenzia di pubblicità. Qui abbiamo la possibilità di attingere creatività globale e anche, diciamo, visibilità per i brand che fanno questo percorso. Con video crowdsourcing si può produrre praticamente di tutto, nel senso che dopo un primo periodo in cui si veniva, diciamo, fond messi, la domanda era quella della qualità, no? Come sarà la qualità, poi si è marcato quello, avendo confermato e provato che la qualità era la stessa di quella del modello tradizionale, in realtà quello che può fare il video crowdsourcing è tutto quello che può fare il modello tradizionale, cioè si possono realizzare, al di là dei colossal cinematografici, si possono fare spot televisivi, video virali, presentazioni di prodotto, infomercial, si possono fare contenuti informativi, interviste, quindi può fare news, come stanno facendo France 24, come fa CNN, di crowdsourcing, inchieste, magari partecipativi, anche documentari collettivi, anche una nuova frontiera, perché quello non è semplicemente un modo per fare a minor costo e meglio le cose che si dicevano prima. Quando hai a disposizione una crowd di 50.000 persone, ti può venire in mente qualche prodotto nuovo, qualche nuova cosa che prima non ti poteva proprio neanche venire in mente. Come per esempio, adesso vi faccio vedere
Questo noi lo sappiamo, perché prima vi vorrei far vedere questo che tutti sicuramente conoscete. Good morning, everyone. Hola. Hola. I don't like. I really love my family. Oh my God! I love football. Do you both promise to love and treasure each other? We do. I'm afraid of losing this place. I fear. Any kind of monster. Dogs. Growing up. Politics scares me more than anything. Stay safe. When I close my eyes, I can see all different people in the world. I can feel it, I can touch it, I can see it. Best day ever. Questo è il famoso progetto di Ridley Scott. Nel 2010 ha chiesto a tutti gli utenti della rete di quel giorno di mandargli dei frammenti della loro giornata, creando un'opera collettiva, cui hanno partecipato 80.000 persone, che ha avuto uno straordinario successo, visibilità, risonanza, creando quello che poi diciamo è stato nel mondo il primo più famoso crowd mentor, quindi documentario collettivo, nella versione diciamo hollywoodiana di quello che avevamo fatto 4 anni prima qui in Italia con le elezioni, con 80.000 persone e tutto quanto. Questo è per esempio un format completamente nuovo, cioè non solo si può usare crowdsourcing per fare lo spot televisivo più figo e meno costoso e più carino e quindi diciamo essere convenienti rispetto al modello tradizionale, questa è una cosa che prima non si poteva fare, e chi se ne importa che dai fine idee. Lo si può applicare anche a diversi concetti. Vedremo dopo come ha fatto Montblanc a fare una cosa simile applicato ad un concetto di marketing. In qualche modo, se riesci e fatto bene, puoi ingaggiare un network, una community mondiale di persone che si può mettere a guardare quello che vedi te, quello che vuoi farmi vedere te, il tuo brand in una modalità diversa. Questa è una cosa completamente nuova. Questo sicuramente lo conoscerete, non è nuovo, è divertente, sempre crowdsourcing. Power's a weak old man.
Questo è una... i fan di Star Wars hanno ricreato il primo episodio, o il quarto, se non ho letto, di Star Wars, completamente rifacendo tutte le scene, quindi ciascun fan barra filmmaker poteva andare su questo sito che era Star Wars Uncut, chiedere qual era la scena che voleva girare, gli ho dato 15 secondi, e lui la poteva ricreare come gli pareva, facendola con i Lego, facendola con l'animazione, facendola a se stesso in qualche modo. Cioè, era anche lì divertente come un network, non quello dei filmmakers, ma quello dei fan, ha potuto giocare con un prodotto ricreando da zero, e poi è stato addirittura quello che aveva l'esame, è stato mandato in giro, adesso si sta facendo una nuova versione di questo. Cioè, è diventato, se vogliamo, anche questo parte della saga di Star Wars, un parte del brand di Star Wars, un ulteriore rafforzamento del brand di Star Wars, se immaginiamo questo. Si possono fare anche programmi televisivi, adesso non so che modelle sono, ma non volete dire tutto. Comunque, questo è un programma televisivo che va in onda ormai da 3 stagioni sulla Rai, che realizziamo noi, ed è creato sulla base dei racconti di 60-70 filmmakers, migliori del nostro network, che dal Sudafrica al Sud America raccontano delle storie particolari di persone. Quindi la modalità di ingaggio è stata di chiedere a tutti i nostri filmmaker, anzi da parte degli entrambi dei nostri filmmakers, che sono circa 5.000, che se volevano partecipare potevano sottoporci, mandarci quella che era la storia che volevano realizzare. La redazione ha selezionato le storie e ha dato un ingaggio ai filmmakers, quindi ha pagato i filmmakers per raccogliere il video. È una modalità non classica di crowdsourcing, come il modello classico, quello del contest, no? Dove chiunque può partecipare, manda il video e uno solo vince. Nel tempo, diciamo, quello è rimasto secondario. Le cose che si fanno con i pro si fanno con una modalità in due step come questa, dove i pro sottopongono quello che è uno story, un'idea o una storia, e poi dopo, se la storia viene apprezzata, gli viene dato l'ingaggio per realizzarla. Lo faccio vedere, se non andiamo lunghi. Vi raccontavo, questo è il metodo di ingaggio classico nel crowdsourcing, open contest, nel tempo rivelatosi efficace solamente, principalmente per tale scouting, cioè per selezionare nuovi talenti di filmmakers, in quanto da una parte i bravi filmmakers sempre meno vogliono partecipare alle contest, quindi diciamo, a meno che non ci siano dei premi straordinari come nel caso del più famoso Open Contest, che è Doritos, che fanno gli Stati Uniti durante il Super Bowl ogni anno, dove il premio sono centinaia di migliaia di dollari, lì partecipano tutti, anche tutti i più bravi, e nel caso il premio non sia così elevato, i più bravi filmmakers difficilmente vogliono partecipare, possono essere invitati a partecipare dando delle forme di rimborso spese, ma i bravi filmmakers di solito partecipano a quelle modalità che si chiamano più sui nomi di expert sourcing, ovvero solamente i bravi possono partecipare senza la necessità di produrre il video dall'inizio alla fine per partecipare, ma semplicemente passando attraverso diverse fasi del processo di produzione, come uno storyboard, uno script e poi la realizzazione finale. In questo modo non perdono tempo, il risultato è più efficiente anche per i termini proprio di qualità dell'esecuzione. Dicevo, si può fare tipo advertising, qui vi farò vedere qualcosa che hanno fatto dei filmmakers. Tra questo è il primo, è negli Stati Uniti, non l'abbiamo fatto noi, ma è la campagna che è andata in onda, credo per Chevrolet, 2 anni fa durante il Super Bowl. A blindfold, mom, really? Is this necessary? Happy graduation, sweetie! I can't believe you got me this car! Amazing! Status update. Best day of my life! I'm calling Grandma. Grandma. Should we tell him? No, let him tire out first. Jogger! Check out my sweet ride! How can you jog when you can drive? Not yet. He's losing steam. Oh, yeah. Just let it run its course. Oh, God, marry me right now! So marrying you right now! Oh, we're getting married! This is the best day of my life! Hey, Steve. Best gift ever! Love the car. Best gift ever! Woo! Best gift ever! Yes, best gift ever! Love you guys so much! Hey! Mr. Johnson just stole my car! Solitamente ogni anno durante il Super Bowl vengono proiettati 15
incidenti spot, di cui due o tre per il Doritos e a volte anche altri vengono fatti in crowdsourcing. Dopodiché viene fatto un ranking tra gli USA Today e spesso quelli che hanno fatto crowdsourcing vincono quasi sempre tra i due. Stiamo comparando, questo spot è stato fatto con $4,000, cioè il costo era $4,000. Ed è andato avanti, era arrivato uno 3 o 4 questo 2-3 anni fa, spot fatti con milioni di dollari, mi sembra che ci fosse quello di Clint Eastwood o altri, qualche altro. Per darvi un'idea, no? Dove poi la creatività, il gioco, eccetera, possono comunque realizzare i prodotti, chiaramente si possono fare anche dei prodotti più classici, adesso. Questo non è la musica originale, è una campagna fatta per il gratte di Uve, ma poi non so di Sky. Montblanc created a chronograph as a homage to its inventor, Nicolas Rieussec. 190 years ago, he recorded time to an accuracy of a fifth of a second, proving that a second has a lot more to tell. How could we get people interested in the Rieussec chronograph and its anniversary? We decided to explore this small unit of time and celebrate the beauty of a second. Hello, I'm Wim Wenders. Today, everybody is a filmmaker. So I invite all of you to enter our short film contest, The Beauty of a Second. All you have to do is capture beauty in a second long video, seize the moment, catch a second that matters to you. People competed online by uploading their 1 second videos, and the winner will be chosen by Wim Wenders. They could also compete to make the best compilation of second-long videos. Compilations of the best seconds were then shared online. Suddenly, everybody was talking about the beauty of a second. We got thousands of Facebook shares, tweets, and blog posts. Views increased by the thousands every day, and people even made videos inspired by the competition. We also released the much-requested soundtrack. We built invaluable awareness for Montblanc as a watchmaker.
We also proved that a classic luxury brand can find its place in the digital era. During the first 2 months, we received over 3,700 videos, 4 million video views in the first 60 days, an estimated 40 million media impressions, and over 40% increase in brand followers on Facebook, all with a zero media budget. But most of all, the beauty of a second became an entirely new timepiece created by people. Todavía recuerdo esa mañana en Maritishi's Point. Las mujeres eran cálidas y la bebida era fuerte. Daddy Boy disfrutaba de los besos de mami, pero siempre estaba alerta. Y una tarde sus peores temores se hicieron realidad. Allí apareció Wilkie the Kid. Había vuelto por un puñado de besos. Era suave como un ángel. Y retó a Papi Boy. Los hombres nos temíamos lo peor. Papi Boy era nuestra única esperanza. Pero Wilkie the Kid había vuelto más suave que nunca. Dispuesto a quedarse con los besos de mamá. Pero lo que no sabía Wilkie es que Papi tenía una nueva arma. Todos gritamos de alegría. Y las chicas, ¡oh, las chicas! Sí, fue una gran victoria para Papi Boy, que se quedó de nuevo con Mami Jane. Ah, Wilkie the Kid, te queda mucho por aprender. ¡Vuelve cuando quieras! Fight for Kisses 2. Próximamente. E anche se sono variati, Betty Power, l'altro di Nokia sempre sulla stessa stella, perché poi chiaramente la riduzione dei costi, la creatività che vedete consente poi al brand di fare non solo un video, ma di fare anche 4, con Nokia ne abbiamo realizzati 10 l'anno scorso in Francia. Ok, attends, j'arrive. Serrez-vous à gauche. Souriez, go! Alors? Oh! Bah ouais, mais en même temps, on voit rien. C'est toi qui vois rien. Attends, y'en a une autre. Vas-y, go, c'est la bonne. Vas-y. Alors? Oh non, mais t'abuses là! Pure Andy Power in Italia dove sono il secondo progetto.
per finire, insomma, vi ho presentato un po' di video che abbiamo fatto, poi se avete bisogno di altri riferimenti magari possiamo anche farci la mia mail, potete chiedere riferimenti di questi video di campagne. Su userfarm.com ci sono veramente tutte la sezione best of, anche le campagne precedenti. Se avete interessati a questa presentazione anche ve la posso mandare, adesso una chiavetta, te la posso mettere su una chiavetta così come la potete partecipare. Io adesso ho un po' di tempo, se volete fare l'ultima circa una mezz'ora delle domande per fare un po' di, per sentire parlare con voi, così rispondo a tutte i vostri dubbi, domande. Lavorare con dei grandi brand e di mettersi su cui
schifo e anche riuscirà a vincere a fare il titolo di rigore avrà al di là dei 20.000 euro di produzione da parte di Ferrero per fare 3-4 la serie, forse anche di più, ma poi avrà quello del profilo, cioè ci metterà 5 secondi a trovare lavoro. Intanto grazie, ottimo, questo esempio. Io non sono lo studente del lavoro per l'azienda, stiamo assistendo al fatto che l'azienda inizia a delegare il proprio brand all'esterno, spesso sconosciuti, che non conoscono chi è la cultura, la storia. Una domanda è legata al brief che normalmente un'azienda. Quali sono gli elementi che un'azienda deve mettere a disposizione? Ci sono gli elementi chiave che l'azienda deve mettere a disposizione? Allora, intanto è vero che quello è il tema, diciamo, che hanno la maggior parte delle aziende, no? Anche la preoccupazione, la paura di delegare. Una modalità del genere è tutto moderato e filtrato, cioè rispetto anche a chiedere pareri su Facebook o su Twitter, dove puoi filtrare fino a un certo punto, qui i video vengono tutti quanti moderati. Il tema del brief è altrettanto interessante, perché poi dall'esperienza che abbiamo avuto, i filmmaker preferiscono essere guidati e avere degli elementi guida dall'azienda o da noi, quindi anche noi spesso quando l'azienda ha detto sì, fate un po' voi, ma in realtà se tu gli dai il foglio bianco di carta al filmmaker ricevi molto poco, perché ha bisogno di essere guidato e quindi ha bisogno anche di ricevere un'impostazione strategica o di concept creativo abbastanza largo per far sì che comunque vengano fuori delle creatività originali, non troppo stretto, ma non completamente assente, perché in quel modo diciamo anche loro si sentono coinvolti, tutorati, poi noi comunque ci mettiamo a disposizione per dare feedback durante tutto il processo di submission. Ma ci sono degli elementi, non so, linee di branding piuttosto che questi vengono in realtà vengono dati degli elementi puntuali su quello che vuole essere il video proposto volta. Questo proprio perché si cerca di evitare che magari quello che è la cultura dell'azienda, dell'agenzia che lavora un'azienda, che un po' si tratta con le altre, cose quello, non faccio venire fuori niente anche da questo punto di vista qua. Spesso vengono delle idee, dei video magari realizzati non perfettamente, ma con una forte idea, e poi vengono presi, premiando anche l'autore, ricompensando l'autore, e ridigeriti, diciamo, rielaborati all'interno della società tradizionale. Questa è un'altra cosa, per esempio adesso la Hyundai, credo che sia in campagna in Asia con uno spot che è basato su un video che ha ricevuto il crowdsourcing su un'altra piattaforma un anno fa. Quindi diventa anche non semplicemente un motore di generazione video a basso costo, conveniente, creativo, quello che ti pare, diventa anche un generatore di consumer insight. Tu lo puoi utilizzare per farti dare idee, creatività, per testare nuovi concept, per vedere anche la gente eventualmente come vive in posti dove non ci sei mai, insomma, se parliamo a catene di retail, noi potremmo mandare i nostri 50.000 filmmaker a intervistare, a vedere la gente come sta la Starbucks, come vive l'esperienza di consumo da Yamanai, per dire, no? Questo magari non diventerà mai un video, ma diventa un prezioso knowledge asset per l'azienda. No, noi abbiamo veramente un filtro di quello che apriamo in proporzione al premio e al lavoro che dobbiamo fare per le studi, la selezione, eccetera. Quindi c'è una parte dal filmmaker e parte da noi del posto dell'azienda. Ci descriva velocemente cosa cosa Ferrero appunto sì. Basta intanto andare su User Farm, un po' di Ferrero, fare join e si trovano tutti i materiali della descrizione per la vita. Ferrero li abbiamo incontrati e loro vogliono realizzare non uno spot ma una web serie che poi vogliono far vivere sulle loro pagine Facebook e su YouTube, che in qualche modo faccia tornare in vita, tra virgolette, il pinguino che era scomparso dalla pubblicità di Kinder TV da un po' di tempo. Quindi ci hanno dato tutta una serie di elementi appunto della quale del brief per ideare quello che deve essere la prima puntata, il numero zero, il pilota di questa web serie, e che quindi in questi 60 secondi possa in qualche modo dare l'idea, che poi dopo viene anche completata da quelli che sono dei modi da riempire di come dovrebbero essere nella testa dell'autore le prossime puntate, questo tipo di web serie. Alla fine del processo di submission, che durerà in prestitura ancora altre 2 settimane, le migliori puntate pilote verranno appunto in una sessione con Ferrero, analizzate, guardate, avranno chiamato probabilmente quelli che sono i migliori realizzatori e premiati almeno uno di questi con un premio per aver dato l'idea.
creato un vero gravità del pilota e anche un assignment di produzione per produrne altri due o tre. Uno degli elementi del briefing, adesso non mi ricordo, è quello che è poi il costo di riferimento della puntata del pilota. Chiaramente se arriva uno e fa una puntata del pilota con dei droni, il costo è che dobbiamo spendere 3, 4, 5 mila euro a puntata, dopodiché verranno assegnate 4 puntate per 20 mila euro al vincitore della, della gara. Quindi in questo senso è divertente, ripeto, perché la World Series rispetto alla Tiviana, dei codici, la grammatica, un linguaggio un po' più divertente, bisogna fare una sitcom, bisogna fare un percorso che è meno da spot pubblicitario, ma presume e prevede una serie, diciamo, di storie diverse, quindi è anche divertente cimentarsi con voi. Qua il piccionaia, io ho una domanda, no? Il crowdsourcing cosa fa? Elimina una barriera all'ingresso, no? Quindi elimina l'agenzia, il costo dell'agenzia. La mia domanda è: con una produzione di contenuti anche di qualità a basso costo, non si rischia di avere un enorme rumore di fondo sul mercato in cui è difficile far emergere poi il messaggio dell'azienda? Perché io penso a Facebook, che è nato esattamente così, contenuti generati, possibile perché gli utenti diventano sordi e quindi smettono di interagire con le pagine. Questo è un tema generale, però diciamo, va al di là dei crowdsourcing, cioè il tema del rumore. Però cioè, eliminare una barriera all'ingresso, come può essere quella di avere, non so, 200 agenzie in tutto il mondo che producono, si arriva ad avere 20 milioni di utenti che producono, fanno un sacco. Cioè, la domanda è: il messaggio costa di meno, ma è efficace e performante come? Poi la varietà del messaggio sicuramente non era sempre uno sbocco, è un po' come dire è meglio avere un dittatore che ci comanda la democrazia, cioè uno spera che poi comunque liberate le barriere la società, quindi è l'orecchio del consumatore alla fine. Proprio degli equilibri automatici che magari possono essere, sì ci sarà il rumore, ma ci saranno probabilmente anche dei limiti di qualità che danno molto questo rumore, piuttosto che cioè, delle forme di anticorpi rispetto al rumore, preferisco che io penso che vengano fuori meglio da un sistema senza barriere comandate dall'alto, e quindi in qualche modo sarà una delle evoluzioni molto, molto interessanti da guardare nei prossimi anni, no? Come vedere come questo sistema liberato troverà delle nuove modalità di bilanciamento, di sopravvivenza, che comunque è un tema rilevante. Le agenzie in realtà non vengono disintermediate, che il tema è la disintermediazione, ma non vengono completamente disintermediate, perché le agenzie dentro non avevano i filmmaker. Le agenzie ti facevano pagare uno sproposito per poi assegnare all'esterno, a delle società di produzione, il loro brief, la loro storia che avevano capito. L'inefficienza del sistema non era semplicemente perché c'era l'agenzia, ma era perché c'era l'agenzia, il direttore creativo, l'assistente del direttore creativo, il planner, il production manager, tutti questi intanto non avevano fatto un video e li dovevi indagare. Poi dovevi andare all'esterno dove c'è una società di produzione con l'account, il direttore di esecuzione, il fonico, eccetera, per fare un video che adesso ti può fare il singolo filmmaker. In qualche modo le agenzie continuano ad essere coinvolte, come si diceva prima, per quanto riguarda l'impostazione e la definizione del brief. Quindi fanno il loro po', cioè l'agenzia è strategica, l'agenzia deve essere quella che dà un valore aggiunto a livello creativo, strategico e di planning, senza andare ad occuparsi di fasi di produzione dei video che sono chiaramente inefficienti. Anzi, piano piano cominciano a capire che anche per loro questa è un'opportunità in più, perché possono presentare un buon plan, fatto da un documento, possono presentare dei modelli ai loro clienti, nuovi e richiesti, utilizzando il digital sourcing, da dove prima non mi veniva neanche in mente. Ah sì, sì, per molti dei miei che sono nome dell'agenzia, sotto falso nome. Ah, molti sono direttori, sono registi che fanno dei film, piccoli, corti, eccetera, solo che se vuoi fare il regista, se, soprattutto all'inizio, hai un sacco di buchi, di tempi, cioè tu lavori per 2-3 mesi perché magari fai delle inchieste, fai dei documentari, parti, torni e non fai niente. Questo ti consente anche, senza neanche partecipare alle competition, ma essendo tre pro, di ricevere dei clip e di capire magari che puoi andare a lavorare e a fare delle cose più. Quindi è comunque una cosa in più, non è che ci puoi vivere o cantare facendo il crowdsourcing come filmmaker. Ti può dare un grande aiuto nella fase iniziale, ti può far conoscere, ti può mettere alla prova, può guadagnarci dei soldi, puoi occupare il tuo spazio, i tuoi tempi da dove ce li hai liberi, per poi fare una carriera, come molti di noi hanno fatto, di andare avanti e di essere più affermati.
amare, di fare film, di fare sport, eccetera. Una domanda, diciamo, un po' provocatrice, ma per me che faccio marketing, tutto questo a cosa serve o a cosa potrebbe servire? Serve moltissimo, perché è uno degli strumenti che tu devi conoscere quando presenti dei progetti di marketing. Quindi per te ne fai marketing, perché in qualche modo o te l'hai assunto dall'impresa, o da un'agenzia, o lavorerai in una società, quindi devi andare a parlare con dei clienti. E cosa gli potrai proporre? Una delle varie scatole dei file che puoi aprire è questo: pensare a campagne partecipative, pensare a una produzione di video che non costi tantissimo, ma che possa essere fatta utilizzando film data diversi distribuiti sul territorio. Quindi per te che fai marketing è utile sapere che esiste anche questo come opportunità, come potenziale beneficio per l'impresa a cui tu farai la consulenza o per cui tu lavorerai. Per te che sei film maker anche può essere utile sapere che ci possono essere delle occasioni, delle opportunità di lavoro di questo tipo. Basta, ci sono altre cose da vita, però questo. Ma c'è una questione fondamentale, molto fondamentale, è che serve per capire come cambia la comunicazione, perché cambia il marketing comunque, a prescindere dal fatto che tu utilizzi o non utilizzi, cioè anche se il mondo cambia, ti fa capire che il mondo cambia. Siamo focalizzati sul video crowdfunding, ma il crowdsourcing tradizionale, prima che il modello strutturato, pensi che abbia ancora un futuro? Crowdsourcing sta crescendo moltissimo, ripeto, la parte ricerca scientifica applicata sta andando alla grande. Ci sono piattaforme come Indocentis, NetSigma, dove ci sono centinaia di migliaia di scienziati che fanno proprio ricerca, entrano brevetti, nuovi, eccetera. Funziona, ormai è un lavoro sulla parte di grafica, logo, design, sviluppo, web, cose del genere, è andato. Si sta introducendo anche sulla parte musicale. In realtà sulla parte della traduzione, sulla decifrazione dei testi è già andato, quindi diciamo. Ma sulla parte di grafica, ci sono più di anche. Sì, per marketing è un expert sourcing, diciamo, nell'anno di mezzo, però la combinazione può applicare veramente dappertutto, ci sono delle applicazioni divertenti, nascosti, anche per i pochi conoscono, è difficile pensare a un oggetto di produzione che è digitalizzabile che non possa essere crowdsourcato, anche perché poi la disponibilità in realtà di tantissime persone del mondo che stanno a casa, lavorano a casa, cioè uno dei maggiori segmenti che utilizzano il crowdsourcing, che propongo, che sono, diciamo, propositori di crowdsourcing, sono le mamme. Ci sono verticali di mamme che lavorano in crowdsourcing, che possono fare anche altro. C'è un progetto interessante, credo che sia francese, si chiama Io Ancora, Tu Ancora, ed è praticamente una piattaforma più marketplace di crowdsourcing, ma più per la distinzione di un'altra, però questa è una piattaforma per chi si ritira, chi va in pensione, per continuare a mettersi a disposizione come correttore di business plan, per fare presentazioni, eccetera. Quindi si può andare anche su ambienti di questo tipo, quindi ancora ce n'è nel mercato da cogliere. Bene, posso fare.